Quello su cui sto camminando è un cantiere in provincia di Reggio Calabria chiamato Pedemontana della Piana. Guardate che territorio meraviglioso, fai vedere questo cantiere non ancora in stato d'avanzamento e che vi voglio raccontare. Me l'hanno raccontato i portavoce del Movimento 5 Stelle del territorio, ma me l'hanno raccontato anche dei cittadini che vivono nei comuni di questa zona. Questo cantiere parte, il primo progetto addirittura della metà degli anni 70, hanno cambiato un sacco di progetti, siamo su un cantiere che verte come responsabilità alla Regione Calabria, alla città metropolitana di Reggio Calabria, quindi è una strada regionale, di fatto una strada regionale. Hanno cambiato, come vi stavo dicendo, vari progetti perché, come potete vedere, non siamo a ridosso della montagna. Se un progetto si chiama Pedemontana deve essere evidentemente a ridosso della montagna. L'idea iniziale era quella di dare una mano con questa infrastruttura stradale regionale ai comuni proprio della piana di questo territorio e delle montagne di questo territorio. Il cantiere è poi cambiato, il progetto è poi cambiato ed è arrivato fino a qua. E quest'ultimo progetto, ed è qua che trovo veramente scandalosa la gestione per l'ennesima volta dell'amministrazione regionale della Calabria, dal centrodestra e dal centrosinistra. Questo cantiere apre nel 2007, quindi 13 anni fa, ed è ancora qua. E vedete, in fondo vedete anche degli operai lavorare, ma mi dicono che una volta terminato questo tratto dove stiamo camminando, poi ci sia l'ultimo lotto, ci sia un altro lotto che non abbia ancora il finanziamento. Che cosa significa? Che siamo di fronte a un'opera incompiuta che probabilmente in Italia rappresenta il peggior esempio delle opere incompiute, perché parliamo di 30 anni e passa di attesa di cittadini che dovevano avere una strada in una zona sotto la montagna, Pedemontana, che non è stata fatta, è stato cambiato il progetto, portato più verso il mare e bloccato, anni di attesa. 2007 aperto questo cantiere, oggi che siamo nel 2020 sta per essere completato questo lotto, ma non è l'ultimo lotto, ce ne sarà un altro che deve essere ancora finanziato. Quindi per farvi capire questo, che quei signori che oggi si ripresentano ai cittadini calabresi chiedendo loro il voto sono la rappresentazione del fallimento della loro politica, perché non sono stati in grado in 13 anni, ma il progetto risale molto prima, di completare un cantiere per il quale state pur certi chissà quante volte avranno chiesto il voto ai cittadini calabresi dicendo: se ci votate termineremo quest'opera. Non è terminata nel 2007, non è terminata nel 2008 e non è terminata nel 2020. Vedete un po' voi a chi dare la fiducia. Io a questi signori non la darei.